Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Il video di oggi è un po' diverso da tutti gli altri video. Devo dedicarmi a un video molto bello che però per un tipo particolare di situazione non mi ci sono potuto molto dedicare. Però ci tengo a dare contenuti di valore e a pubblicare settimanalmente. E quindi in alternativa ho dato ancora un'occhiata ai vari gruppi Facebook e per l'ennesima volta ho visto tra i vari gruppi della Thailandia domande ed affermazioni che non corrispondono a realtà e che danno ancora la sensazione che la situazione in generale non sia abbastanza chiara. A dir la verità, ho già risposto a queste domande nei video precedenti ed ho anche spiegato queste affermazioni, quelle che secondo me non erano assolutamente corrette. Però preferisco far chiarezza perché per l'ennesima volta potresti pensare che non è possibile venire in Thailandia. Oggi sono sulla bellissima spiaggia di Chao Wang e l'idea originale di questo video era quella di intervistare alcuni passanti, però poi ho pensato che fosse meglio che parlassi solo io. Non si sa mai, nel caso che becchi la persona, quello prolisso di turno, il video sarebbe durato anche un po' troppo. E così ho deciso di fare come il buon Marzullo: fatti una domanda e datti una risposta. Le domande ed affermazioni che ti andrò a esporre tra poco sono le più frequenti che potrai vedere nei vari gruppi Facebook della Thailandia. Mi chiamo Daniele, sono un expat, vivo in Thailandia e lavoro nel turismo dal 2003. E nel video di oggi andrò a fare un'ulteriore chiarezza su quelle domande ed affermazioni che puoi trovare molto facilmente nei vari gruppi Facebook sulla Thailandia e che secondo me non corrispondono assolutamente alla verità. Tra l'altro, se stai pensando di venire in Thailandia prossimamente, ti invito ad iscriverti al gruppo Vacanze in Thailandia che trovi qui sotto nella descrizione. Nei prossimi giorni, mesi, settimane condividerò quelle che secondo me sono le migliori esperienze di viaggio, i miei migliori consigli di viaggio e le migliori offerte da parte di chi lavora nel settore. Quindi perché no, approfittane e ci vediamo dentro al gruppo. Ok, partiamo con la prima affermazione. Cosa vai a fare? Le spiagge sono chiuse. Questo è un mito che assolutamente va sfatato. Mi viene da pensare che chi esordisca con una frase del genere è perché o non ci ha capito proprio niente e non sa neanche dove vive, o magari sta rosicando perché non può venire e quindi racconta a se stesso che le spiagge sono chiuse. E se lo ripete così tante volte in modo da farlo diventare la percezione della sua realtà. Come vedi, sono proprio in spiaggia e come tutte le spiagge della Thailandia sono di libero accesso, aperte, poco frequentate e belle come non mai. Addirittura chi vive qua da più di un ventennio dice che non ha mai visto tanta bellezza arrivando in spiaggia. Certo, la situazione penalizza molto l'economia locale. Le guest house sono vuote e di street food non se ne vede più tanto in giro come una volta. Ma chi ha la fortuna di essere residente, quelli che possono rientrare e anche chi viene in vacanza per la prima volta può godere di uno spettacolo unico. Ok, passiamo al secondo punto. Cosa vai a fare in spiaggia? Non c'è nessuno. Ecco, questa la considero una gran motivazione per venire in spiaggia. Ma io dico, quante volte hai sognato di andare in vacanza e di prendere sole e di fare il bagno su una spiaggia deserta? Dal mio punto di vista, in questo momento mi metto nei panni di chi può permettersi una vacanza e di starci per almeno un mese, altrimenti non ne varrebbe la pena. E mi immagino anche di arrivare in spiaggia e trovare pochissima gente, o magari come a quest'ora di non trovare quasi nessuno. Wow, sarebbe un sogno. In questo periodo vedo soltanto gente selezionata. Ovviamente non è da tutti poter venire in questo periodo in vacanza in Thailandia. L'atmosfera è unica e ti assicuro che non vedere quel gran turismo di massa che arriva in vagonate dalla Cina e dall'India, ti posso confermare che è veramente un gran bel vivere. Certo, mi auguro di rivedere anche loro prima o poi e allo stesso tempo mi chiedo quanto il paese potrà resistere senza il turismo di massa. Però ribadisco, se hai l'opportunità, il tempo e i soldi per venire in questo momento, ti garantisco che la situazione è paradisiaca. Altro mito da sfatare. C'è chi dice di non andare perché i ristoranti sono chiusi. Ora non so se questo commento si riferisca o ai ristoranti o ai baracchini dello street food. Quello che ti posso confermare è che i ristoranti, quelli veri, sono aperti sia di giorno che di sera. Certo, molti ristoranti sono stati costretti a chiudere, quelli un po' più improvvisati, ma è anche vero che si trovavano in una situazione già un po' compromessa e che quindi al primo colpo di crisi sicuramente si sarebbero stati costretti a chiudere, come poi è successo. Ma quelli che sono rimasti aperti, e ti garantisco che ce ne sono anche quelli migliori. E sono proprio quei posti che non sono costretti per forza a lavorare col turismo di massa.
sono quei posti dove la qualità del cibo è ottima, una qualità che costa un po' di più rispetto alla media. I prodotti sono sempre freschi. E dove il pescato è sempre disponibile. Ed infine una delle domande più gettonate che puoi incontrare sui vari gruppi Facebook della Thailandia è: come sarà la situazione da qua a dicembre? Vivere qui certamente non significa avere la palla di vetro. E molto scherzosamente c'era anche chi dava come risposta che bisognerebbe rivolgersi al mago Telma. Io tutto quello che ti posso confermare al momento è che fare previsioni sul futuro della Thailandia anche da qua alla prossima settimana è un'impresa impossibile. Addirittura ti posso riportare questo aneddoto dove uno dei ministri, ovviamente del governo thailandese, diceva che lui non sapeva assolutamente niente dell'ipotetica riapertura che ci sarebbe dovuta essere sulla Thailandia il primo di ottobre. Tu immagina poter fare una previsione quando neanche loro sanno quello che accadrà. Al momento tutto quello che ti posso confermare è che è possibile venire in Thailandia, è possibile andare in spiaggia ed è possibile anche andare al ristorante sia di giorno che di sera. Ed è anche possibile fare escursioni, ma soltanto su base privata. Per quanto riguarda invece i bar, i club e le discoteche, io credo proprio che saranno gli ultimi a poter riaprire. E se proprio sei uno di quelli che viene qua solo per rimorchiare, beh, ti potresti fare anche l'account su Tinder. Quello che invece posso dirti sul futuro della Thailandia è di portare pazienza, metterti l'anima in pace. Previsioni non se ne possono fare, però certamente puoi rimanere aggiornato, puoi andare intanto sui vari gruppi Facebook della Thailandia, puoi chiedere a chi vive qui, magari puoi seguire i miei video, o magari puoi anche andare nelle agenzie specializzate che anche loro sicuramente sono informate sulla situazione. Io certamente ormai ho preso un impegno e continuerò ad aggiornarti man mano con video del genere. Ok. Mi auguro di averti trasmesso un quadro abbastanza chiaro di come la situazione sia in questo momento e ti posso confermare che la Thailandia è l'unico paese del sud-est asiatico ad essere aperto. In spiaggia e al ristorante ci puoi andare tranquillamente, non esiste nessun divieto ed in generale la sensazione che ho a vedere la situazione in questo momento è che il divario tra classe media e classe benestante sia sempre un po' più largo e ti posso anche confermare che è un po' più largo di quanto non lo fosse già prima. A questo punto la mia domanda è: se e quando riaprirà la Thailandia? Sarà quella Thailandia che eravamo o che eri abituato a vedere? Secondo me sarà una bella differenza non vedere più il turista medio che alloggia nelle guest house e che non spende più i soldi nei baracchini o nello street food. A differenza del turista di qualità, voluto molto dalle politiche di rinnovamento, che di certo non spende i suoi soldi nei baracchini, nello street food, o che di certo non va a dormire nelle guest house, e né tantomeno spenderà i suoi soldi nel fare i tour di gruppo. Quello che più posso augurarmi per tutti noi, e in special modo per te che devi ancora venire, o che magari non ci sei mai venuto, è che questa ricerca disperata del turista di qualità alla fine possa rivelarsi soltanto una gran perdita di tempo, e che tutti torneremo presto a rivedere e a rivivere quella bella Thailandia che ha sempre accolto tutti. Se hai apprezzato il video, ti invito come al solito ad iscriverti e a lasciarmi anche un like. E ti invito anche a condividere il video con chi magari pensi che possa avere idee poco chiare sulla situazione corrente. E allo stesso tempo ti invito anche ad iscriverti al gruppo Vacanza in Thailandia che si trova qua sotto nella descrizione. Io come al solito ti mando un grande abbraccio e se ti andrà ci vediamo nel prossimo video. Ciao!